Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 23 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Lunedì difficile su vari fronti. Varie difficoltà oggi vi attendono al varco, peccato proprio di lunedì, di regola giornata perfetta per rilassarvi. Di riposare volendo ne avete tutto il tempo e dormirci su quando le cose non girano è sempre una saggia soluzione. Così parlano per voi la Luna e Venere in dodicesima casa, amiche di Marte conflittuale nei vostri riguardi, ostili invece a Urano che vi risolleva con qualche proposta intrigante, un bel romanzo in cui tuffarvi, un film accattivante, una cenetta tra amici, tutta goliardia e risate, piccoli piaceri che fanno la differenza, sempre che poi il bruciore di stomaco non torni a tormentarvi anche la lunedì. Un vero peccato iniziare così il nuovo anno cinese, quello scandito dalla luna nuova, oltretutto griffato dal vostro stesso elemento, l'acqua, indizio di sensibilità, creatività, poesia, silenzio. Cogliete l'input e non sbraitate per nulla, un bel tacer non fu mai scritto, disse il poeta. La coppia si distingue per la forte incertezza o nei sentimenti o nelle capacità di esprimere l'amore. In questo modo nascono solo incomprensioni e tensioni che potrebbero anche sfociare in una rottura. Uno dei due partner potrebbe essere inaffidabile. Il ritorno a uno stile di vita più sobrio e soprattutto più regolare vi gioverà sicuramente, se incontrate problemi con la vostra consueta dieta alimentare consultate pure uno specialista senza affidarvi al caso o al sentito dire. Mettete a fuoco un progetto che vi sta a cuore e cercate di realizzarlo in tempi ridotti, metteteci tutto l'amore e l'impegno possibile e non ve ne pentirete. Sperate e non demordete, Giove sta iniziando a muoversi e potrebbe presto regalarvi momenti emozionanti. Se avete avviato da poco un progetto, rimboccatevi le maniche e lavorate sodo con costanza e pazienza. Sarete ricompensati. In ogni casa ci dovrebbe sempre essere un angolino per il dovuto relax, createvi uno spazio tutto vostro per trascorrerci quegli attimi necessari a ricaricarvi. Possibilità di incontrare un vostro ex partner, fate in modo da mostrarvi indifferente e mettete in conto anche che si riprenderanno vecchie dispute. Fate molto attenzione alle spese, usate con parsimonia il borsellino e cercate di risparmiare. In particolare i nati di venerdì dovranno fare attenzione alle spese eccessive e sprecone. Il rancore è un veleno che mina la base forze ed energie. Se sperate in un cambiamento radicale della vostra vita non vi resta altro che procedere a un perdono di cuore a tutte, nessuno esclusa, le persone che vi hanno fatto del male. State attenti con chi vi confidate. Le vicende amorose e personali vanno preservate. Se le vostre contraddizioni infastidiscono voi stessi figuriamoci che vi sta vicino e vi vuole bene, mal sopportano infatti di essere prese in giro e con il tempo potrebbero prendere qualche drastica decisione che potrebbe farvi del male. La vostra pigrizia a volte limita molte delle vostre potenzialità e, nonostante siate pienamente coscienti di questo, continuate a fare finta di nulla. Magari in questa giornata avrete ancora dei piccoli problemi di salute, ma niente che vi impedisca sul serio di mettercela tutta a scuola, a lavoro o anche dentro casa e con i figli. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo, ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprirla. Per quanto riguarda l'amore, potreste avere qualche piccola incomprensione, sempre dovuta alla vostra eccessiva irruenza. La Luna, pianeta delle emozioni, da sempre vostro fidato alleato, si trova in una posizione felicissima dal segno amico buon vicino dell'Acquario. Anche Venere vi sorride sorniona, trovandosi nella stessa posizione. Questa giornata di gennaio, insomma, inaugura un periodo dell'anno davvero fortunato. Sole, Giove, Plutone e Saturno si trovano in angolo benefico e vi fanno arrivare una pioggia di benedizioni astrali. Urano è nell'amico Toro e vi dona fantasia, estro, brillantezza mentale. Qual è il mito che rappresenta le caratteristiche dei Pesci? È quello di Eros e Afrodite, che si lanciano in mare per sfuggire alle ire di Tifone. Sarà Poseidone, il vostro astro protettore, Nettuno,
a salvarli, inviando loro due generosi delfini che poi verranno premiati facendoli ascendere nella costellazione dei Pesci. La luna nuova imbronciata in dodicesima casa oggi non promette meraviglie e lo stesso vale per Marte ormai da agosto battagliero in quadratura. A farvi buon gioco solo l'amico Urano, promettente per lo sci, il cinema, gli incontri tra amici. Attenti però a quanto mangiate e soprattutto a quanto spendete, Giove in seconda casa diffida dall'esagerare ma purtroppo è proprio lui a darvi il cattivo esempio. Amore ed Eros. Possessivi, dalle persone amate non riuscite a stare lontano e più sembra che diano de lungo, più vi attaccate come cozze. Siete single? Ricevete dedizione e grandi dimostrazioni d'affetto da chi non ve lo aspettavate. La luna vi porta novità che un po' vi commuovono. L'amore bussa alla vostra porta, non dite di no, specie se siete nati in febbraio. Lavoro e denaro? Spese grandiose e svaghi, sci, cinema e viaggi, salvo poi dimenticarvi di acquistare qualcosa di indimenticabile per la casa e la famiglia, oppure di fare la spesona al supermercato. Faccende o lavori impellenti da sbrigare, contatti al computer per un'emergenza e ancora compere online sempre sopra le righe. È ora di darsi una calmata. Nei giorni precedenti vi eravate distinti per il vostro modo di agire e siete risultati tra i migliori nel vostro ambiente professionale. Ora avrete modo di richiedere una ricompensa. Urano, Mercurio, Plutone e Sole vi aiutano a farvi valere. Vi prendete infatti una bella rivincita con chi non vi aveva abbastanza valutato e apprezzato. Il tempo è un gran signore e voi potete dirlo forte. Benessere. Il solito mal di testa o di stomaco ormai compagno fisso di tante serate e weekend. Vero che cucinate divinamente e mangiate con altrettanto gusto, ma se poi a tavola litigate con tutti arrabbiandovi il piatto si piazza sullo stomaco, più pesante di un quadrello di calcestruzzo. Figurarsi se poi ai fornelli non ci siete voi ma la suocera. Ogni lunedì ravioli o lasagne, peccato che siate intolleranti al glutine e non li sopportiate. Porta il tuo cane al parco oppure vai al cinema e prendi la mano della tua fidanzata al buio. Se riesci a pensare a qualcosa di buono, non smettere, sarà la giornata giusta per realizzare un grande progetto. Per lei, maldestre in cucina, vi vantate di essere grandi cuoche, ma ogni volta succede un patatrac, bruciate l'arrosto, vi scottate o vi tagliate le dita. Anziché in bagno tenete la borsa del pronto soccorso in cucina, è lì che dovete trovarla celermente. Per lui, vi piace definirvi bricoleur, ma allora come mai ogni volta che piantate un chiodo vi martellate un dito e tutti i vostri tentativi di riparare qualcosa vanno sempre a finire con un conto esorbitante dell'idraulico, dell'elettricista o dell'imbianchino? Perché oltre al problema numero uno si aggiunge il danno provocato da voi. Colore delle emozioni, rosso cinabro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.